facile neanche per Diego Armando Maradona, stella indiscussa di questa estate calcistica, doversi misurare continuamente con i desideri, o meglio, con i sogni dei tifosi. Questa volta ad attenderlo c'è una sua vecchia conoscenza, il nazionale tedesco Brigel. Le voci della vigilia vengono smentite. Bagnoli sceglie proprio lui per controllare l'asso argentino. E indovina la mossa anche perché la manovra del Verona non risulta appesantita. Il grande dinamismo del tedesco, gli inserimenti dei centrocampisti, i cambi di velocità degli attaccanti danno l'immagine di una squadra dagli schemi consolidati, un collettivo sicuro ed affiatato. Il Napoli cede terreno, i grandi virtuosisti paiono spaesati ed è proprio lui, Brigel, ad infliggere la prima stoccata agli ospiti, un colpo di testa da ricordare. Un'elevazione e uno stacco che lasciano praticamente impietrita la difesa del Napoli. Un Napoli che non ritrova per tutto il primo tempo ordine e lucidità, mentre il Verona continua a fare gioco e va in rete nuovamente su azione manovrata, con Di Gennaro che raccoglie questo suggerimento, tira, Castellini non controlla, arriva a Galderisi ed è il 2-0. Nella ripresa il centrocampo veronese arretra, si concede una pausa. Finalmente in grado di impostare gioco si vede il Napoli. La rete del 2-1 è molto bella. Un lancio di Bagni a pescare Bertoni, stoppa di destro e conclude di sinistra. Sono dei bagliori, subito dopo un lampo di gran classe di Maradona, Brigel è costretto a fermarlo così. Poi, sugli sviluppi dell'azione, sempre Maradona, stoppa di tacco e conclude in modo magistrale al lato di porta. Sono dei bagliori perché l'incontro non sfugge al Verona, che non passa per un pelo in contropiede con Altiora. I gialloblu trovano invece la rete nuovamente su calcio piazzato. La segna di Gennaro, ma la difesa del Napoli ha molto da rimproverarsi. E il nervosismo coinvolge anche un uomo esperto come Bruscolotti, che se la prende platealmente con Elchiar al punto da meritarsi l'espulsione. Nervosismo che provoca, con un effetto a catena, incidenti anche sugli spalti. Un brutto finale per una partita che promuove il Verona e rimanda il Napoli e Maradona alle prossime prove. E lei come si è sentito a questo debutto? Sin problema. Senza problemi? No. Prossima domenica la rivincita? Sì, todo domingo hay una revancha. Auguri. Eccolo qua Di Gennaro, il terzo gol, il gol conferma del Verona. Ecco, si temeva questo Napoli, soprattutto era stato preceduto da grandi strombazzate giornalistiche. Ma era una, sulla carta era una partita come un'altra, però un po' particolare perché c'era tutto questo effetto di questo asso che era venuto così, che poteva dare un'impronta in più alla squadra. Ha fatto dei grandi numeri, però il Verona oggi ha dimostrato di essere una grossa squadra, ha giocato con il cervello. Hernandez, che torna al comunale di Torino dopo 2 anni, è per giunta in maglia bianconera. Schachner e Junior recuperati all'ultima ora. Queste le premesse di una partita, Torino-Ascoli appunto, considerata nel sorteggio arbitrale da terza fascia. E da terza fascia, cioè non entusiasmante, è stata scarsa di emozioni e nella ripresa addirittura ricca di falli. Ha vinto di misura l'11 di Radice grazie a questo gol pieno di sospetti messo a segno da Schachner dopo 20 minuti di gara. Fuori gioco o no? Radice afferma di non aver visto bene, Mazzone è più esplicito. Ma io non è che abbia mai contestato gli arbitri o l'arbitraggio, sbagliano loro, sbaglia l'allenatore, sbagliano tutti. Oggi mi è sembrato che ci sia stato un errore molto grosso. In un campionato così bello bisogna stare molto attenti perché anche noi provinciali abbiamo il diritto di perdere quando lo meritiamo. Tornando all'incontro, c'è da dire che il Torino ha fatto vedere qualcosa di più di un Ascoli salito al comunale con l'evidente intento di limitare i danni. Bene fra i Granata la linea verde Ferri sclosa, tenuta a battesimo dagli esperti Junior e Dossena. Fra gli ospiti, in evidenza, si fa per dire, l'accoppiata tutto il lavoro Marchetti e Nicolini. Ora la cronaca essenziale. Schachner all'inizio sente gli incitamenti dei tifosi e mette a lato di testa il cross di Caso. Lo imita Zaccarelli, l'ispiratore è sempre Caso. Gli ospiti ribattono solo su punizione, la bordata di Vincenzi è parata con qualche difficoltà da Martina. Segnato il gol, che rivediamo,
Nel Toro è Junior a far capire di essere un brasilero, vedere per credere. Nella ripresa, per assistere a qualcosa di buono, bisogna attendere il 21esimo, quando Schachner, imbeccato da Dossena, non ce la fa a superare Corti. Alla mezz'ora l'Ascoli per poco non pareggia, l'ultimo a sbagliare è Cantarutti. Poi esce Junior fra gli applausi, sostituito da Pileggi, e nel finale Sclosa suggella la sua buona prestazione con una bordata a lato. Il Toro vince ma non convince. Sentiamo Radice. Nel secondo tempo poi direi che non è che abbiamo subito in parte la reazione dell'Ascoli, ma perché noi abbiamo sbagliato qualche disimpegno. Chiamato desiderio, possiamo fare questo titolo? Si può dire, perché il desiderio di tutti questi nostri tifosi è di vedere il Milan risorgere. È un po' dura, però io ho fiducia in questa squadra molto giovane che può diventare buona col tempo. Senta Lido, un veterano come lei, tutto sommato ogni anno che comincia ci sono nuove emozioni, ma quest'anno per lei è particolare, possiamo dire. Senz'altro, perché il ritorno al Milan è la mia società, che abbiamo cominciato a giocare il trio qui a Milano, è ovvio che sento qualcosa di speciale, anche se ho lasciato Roma e i suoi tifosi con grande affetto e seguirò sempre anche loro. Buongiorno Zico, allora si comincia? È un grande appuntamento questo Milan-Udinese. Sì, senz'altro, questo è un campionato meraviglioso che tutti hanno voglia di giocare e speriamo che i tifosi possano vedere un gran partita ogni domenica. E tutti hanno voglia di giocare qui in Italia. Io ho venuto prima, le altre sono arrivate. E aspetto che possano tutti avere la fortuna che ho avuto io di avere una bella adattazione qui in calcio italiano. L'Udinese scende a San Siro e come l'anno scorso prende un punto a dispetto del pubblico milanista, dapprima festante per il grande ritorno di Lidom, ma poi accecato di rabbia per il pareggio dei friulani e più apparso realizzato in netto fuorigioco. L'avvio di partita è faraginoso, le due squadre si guardano con sospetto come due scolari al primo giorno di scuola e nessuno vuole fare una brutta figura. Il Milan cerca la testa di Hatley, l'Udinese il piede di Zico, che Vinicio fa giocare arretrato, quasi a centrocampo, in una posizione insolita per il brasiliano, il quale viene marcato a zona da Di Bartolomei. L'apprendimento di nuovi moduli, si sa, rende un po' impacciata la manovra del Milan, che all'inizio paga un'incertezza di Battistini, il quale lascia via libera a Gerolin, pronto a mettere alle spalle di Terrani. È il 14esimo, trascorrono appena 6 minuti, il Milan ottiene il pareggio con Virdis, che riceve un bel pallone di Hatley. L'inglese, dopo aver superato l'emozione iniziale, salirà in cattedra per divenire il grande protagonista della partita. Hatley, marcato a fatica da Cattaneo, strappa applausi e consensi al pubblico amico. Sembra di rivedere Pierino Prati, qualcuno esclama in tribuna. In effetti Hatley fa buona impressione, soprattutto per il gioco di testa e le sue grandi progressioni. Prima della fine del primo tempo, l'Udinese ha la possibilità di raddoppiare, ma Carnevale si fa anticipare da Baresi a due passi dalla porta di Terrani. L'avvio di ripresa è tutto di marca milanista, prima Evani che chiude bene il triangolo con Virdis. Poi la traversa colpita da Battistini andato al cross e successivamente Verza che da pochi passi spara sul portiere. Precedono l'azione del secondo gol di Hatley. La rete inglese è puntuale nel correggere a rete un cross di Tassotti dopo un bel velo di Virdis. Sembra ormai fatta per il Milan, che trova morale e gioco davanti al suo pubblico. Ma una punizione di Zico, ben deviata da Terraneo, è il primo avviso che per i friulani la partita non è ancora finita. È la mezz'ora, Miano, subentrato a Selvaggi nella ripresa, serve a Carnevale che mette in rete con una mezza rovesciata. Tutti sono convinti che l'arbitro Bergamo annulli il gol per fuorigioco. Thank you.
calcio di punizione, attenzione a Sunes, aggira la barriera e segna, è la rete che ha deciso la partita. La cronaca racconta di un rigore reclamato dalla Juventus per un fallo di Giuliani in uscita su Rossi. La parola al replay dal basso che documenta l'intervento ma non la posizione di partenza di Pablito. Pochi secondi dopo l'intraprendente Manarin, servito dallo spiritato Matteoli, colpisce il palo. Nella ripresa stesso scarno copione dominato da una traversa di Tardelli. Non è proprio la domenica dei forestieri. Latini gioca 56 minuti. Müller solo un po' di più, 61. Sembra una gara di fine campionato ricca di ansie e tensioni, vista la sequenza di scorrettezze che, fortunatamente senza gravi danni, guastano lo spettacolo. L'espulsione di Bruno avrebbe reso felice Sergio Leone. Offesa, inseguimento e vendetta come nei western che si rispettano. Bianchi soffre in panchina e invita i suoi a tener d'occhio lo spauracchio Boniek, numero 11. Finisce 0-0 con molti reciproci tremori ma poca sostanza. Occhio all'Atalanta. In Coppa ha fatto soffrire la Juventus. Al primo impatto col campionato mette alle corde l'Inter. Ecco il tema della partita. L'assenza di Rummenig c'entra poco. Muraro, sostituto del tedesco, infatti sfrutta al meglio una delle pochissime palle gol regalo di Brady. La realtà è che i nerazzurri, poco consistenti a centrocampo, subiscono troppo. Dopo la fiammata iniziale, Brady e soci sembrano flaccidi. Due traverse e un'occasione clamorosa mancata da Pacione fanno subito capire che il piatto della bilancia pende dalla parte bergamasca. Il pressing della squadra di Sonetti è implacabile. Agostinelli, Magnocavallo, Stromberg, Magrin e Donadoni non danno tregua all'Inter, ma Pacione, cannoniere in B, non trova lo spiraglio giusto. Il pareggio sembra comunque inevitabile. Nell'intervallo il tifoso Mazzola anticipa le preoccupazioni nerazzurre. Ma penso che specialmente il primo quarto d'ora l'Atalanta accelererà ancora il ritmo. Se l'Inter riesce a reggere questo quarto d'ora, e penso che lo possa fare, può poi trovare anche il secondo gol, altrimenti potrebbe diventare una partita difficile. Mazzola sì che se ne intende. Osti, che si era lasciato beffare nel primo tempo da Muraro, rende pan per focaccia all'avversario. Castagnera ha già rimescolato le marcature. Quando si rende conto che va proprio male, Ferri è costretto ad usare mezzi non troppo leciti per fermare Pacione, chiama alle armi il vecchio Marini. La Buriana tuttavia non passa. L'Atalanta preme, Causio, che ha già il naso mezzo rotto, rischia l'espulsione e Castagnera lo fa uscire. Insomma, a un certo punto l'Atalanta capisce che non c'è da forzare più di tanto e si accontenta del pari. Rummenig non ha peli sulla lingua alla fine. Anche con Rummenig qua non facile. Anche l'allenatore atalantino Sonetti è molto franco. Il pareggio sotto il profilo del gioco non mi soddisfa, sotto il profilo invece di quello che è stato l'impatto dell'Atalanta a livello di Serie A, perché noi, come ho detto, dobbiamo cercare una identificazione precisa in questa Serie A, sono soddisfatto. Lazio-Fiorentina è cominciata così. In 5 minuti 3 azioni da gol. 2 per i romani, 1 per i toscani. Dalla bella traversa di Batista su una punizione calciata da oltre 20 metri allo stupendo passaggio di Socrates per Oriali, che trova Orsi molto attento. E poi ancora Manfredonia che, liberatosi bene, serve Laudrup che costringe Galli ad un intervento alla disperata.
Il primo tempo di questa partita è andato avanti così, con continui cambiamenti di fronte ed azioni pericolose da entrambe le parti. Le due squadre hanno dato spettacolo. La Lazio, molto ben disposta a centrocampo, con Battista, Manfredoni ed Amico in evidenza, non ha avuto soggezione di una Fiorentina già in ottima forma grazie soprattutto a Pecci, Massaro e Iachini. Aggiungete poi Socrates, forse non ancora in piena efficienza, ma capace di illuminare il gioco ogni qualvolta gli si è presentata l'occasione. Dopo la bella parata di Galli su Giordano che abbiamo appena visto, ecco il servizio del brasiliano per Oriali, che ancora una volta ha trovato Orsi pronto ad un grande intervento. Nel secondo tempo è venuto fuori il maggior livello tecnico della Fiorentina e dopo un gol quasi fatto, sbagliato da Oriali, ecco quello stupendo, segnato da Pecci, con un tiro al volo di sinistro da una ventina di metri. Rivediamolo con il commento dello stesso Pecci. Sì, la palla dopo un contrasto mi veniva incontro, ho calciato forte e deciso, però onestamente ci vuole un po' di fortuna, molta fortuna, perché uno su 100 ne va dentro, insomma. Oggi è capitato che è nato dentro. Di Eriksson dalla tribuna d'onore a guidare telepaticamente una Roma che ad Avellino non aveva mai vinto e che oggi, specie nel primo tempo, ha rischiato anche di perdere. Mancavano Conti, Bonetti e Ancelotti, ma mancava soprattutto Falcao. Al completo invece l'Avellino, che ha recuperato De Napoli, Tagliaferri e Barbadiglio, che qui vediamo creare il primo pericolo per la porta di Tancredi. Quasi un esordio anche per Angelillo, allenatore dell'Avellino. Nel Pescara durò nel 79 soltanto 5 domeniche, esonerato dopo aver fatto Cilecca contro Roma, Inter e Juventus. Sì, proprio le stesse tre squadre di questo inizio di campionato. Allora non vinse mai, stavolta ha rimediato un pareggio prestigioso e ha dimostrato che il suo vero Avellino non è quello visto finora in Coppa Italia. La squadra biancoverde ha messo spesso alle corde la Roma, cui va subito imputato di aver rischiato poco e di aver sbagliato, come qui con Bruzzo, le pochissime occasioni capitate. Sarà il campionato più bello del mondo, ma almeno al Partenio lo spettacolo non è stato dei più esaltanti, anche se né l'Avellino né la Roma si sono mai arresi cercando con affanno ma con grinda di farsi le scarpe. Qui ancora Tancredi deve metterci del suo per evitare il peggio. Mai impegnato invece Paradisi, che al 24esimo vede improvvisamente sgusciarsi davanti Graziani, che però sbaglia. Un errore vale l'altro, ma questo di Ramon Dias, fratello ideale di Maradona, vale veramente il doppio. Era più difficile sbagliare che far centro. Nella ripresa non è che si veda di meglio. Ancora l'argentino Ramon Dias in azione. Stavolta su punizione cerca di guadagnarsi il premio partita doppio. Ma gli va buca anche questa volta. La replica romanista arriva soltanto ad un minuto dalla fine. Ad evitare la beffa è Paradisi. Ah sì, perché onestamente penso che era una beffa, perché non ci meritavamo assolutamente di perdere questa partita che a tratti abbiamo anche dominato. Poi alla fine è venuta fuori la Roma con la sua esperienza e ci ha messo un po' in difficoltà, però non è che abbiamo mai corso grossi pericoli. Angelillo ritorna dopo 5 anni in Serie A e conquista un prezioso pareggio contro la Roma. Comincia ad andare bene Angelillo. Ma diciamo, prima di tutto abbiamo sfatato sempre la prima del campionato con una sconfitta. Penso che l'Avellino è stato all'altezza della partita, la Roma è sempre la temella, però penso che abbiamo fatto un'ottima partita e ci è mancato forse il solo gol, perché in certi momenti abbiamo giocato meglio della Roma. Eriksson, allenatore della Roma, ha visto la partita dalla tribuna. Che effetto fa vedere la partita dalla tribuna? L'interprete ufficiale traduce per noi. Eriksson a 7, macina, con lettere, va sopra scena, ma la partita macina. No, è rivolto in Italia. È abituato ormai in Italia. Ah, abituato. Io devo venire in recti pro match, devo fumo il cancello, non retrist. Cioè, in ogni caso, se lui ha visto dalla tribuna una partita dal risultato giusto, ci lo sa di poco che sono i due gol, quindi... Presidente Viola, è il campionato più bello del mondo e questa Roma che ruolo giocherà? Io prima di tutto comincerei a dire che bisogna andare piano con l'affermare che questo è il più bel campionato del mondo. Andiamoci un pochino piano, perché se no creiamo tante illusioni. È meglio pensarlo senza dirlo.